Riaprono al pubblico le porte dei palazzi storici delle banche operanti in Italia e delle fondazioni di origine bancaria. Sabato 5 ottobre si svolgerà la 18ª edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall'ABI, che ogni anno per un'intera giornata mette in mostra opere d'arte e capolavori conservati nelle sedi storiche e moderne delle banche, delle fondazioni di origine bancaria e della Banca d'Italia. Così il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, presentando l'iniziativa alla presenza del ministro dei beni culturali Franceschini. Questa iniziativa non è un'iniziativa per far vedere la ricchezza delle banche e delle fondazioni, ma per far vedere le sensibilità e il ruolo sociale delle banche e delle fondazioni. Saranno 100 i palazzi aperti al pubblico in 62 città su tutto il territorio nazionale, 5 le sedi in mostra per la prima volta, che rappresentano un'assoluta novità per i visitatori. L'immagine realizzata dall'Accademia di Belle Arti di Carrara è il segno grafico che accompagna questa nuova edizione.